Torna a Lerici Legge il Mare per la sua 10ª edizione, la manifestazione legata alla cultura marinara che coinvolge una città come Lerici legata strettamente al suo mare. Per questa edizione sono previste tante conferenze, tanti ospiti, 3 giornate ricche di eventi, tra cui ospite Dario Vergassola. È una manifestazione a cui l'amministrazione tiene molto ed è importante, insomma, soprattutto quest'anno, perché Lerici Legge il Mare porta così il nostro nome, con il nome di questo comune in tutta Italia, ed è quindi un segnale forte di ripartenza. Ce lo meritiamo, perché in questi mesi addietro di emergenza sanitaria penso che la nostra amministrazione, il nostro comune e tutta la cittadinanza abbia dimostrato un impegno molto forte a superare la crisi. E insomma, è bello poter ripartire con uno degli eventi che è più legato al nostro nome e che insomma richiama quella che è la tradizione marinaresca di una città come Lerici, che io dico sempre: Lerici non è un piccolo borgo ligure spesso fatto di contadini, Lerici è una città di uomini di mare, di grandi comandanti, di grandi chef di bordo, di persone che hanno fatto la nautica nel mondo. 3 giornate tutte dedicate alla cultura marinara. È già partita ieri questo evento, come sta andando? E facciamo un piccolo resoconto anche della giornata precedente. Certo, ad oggi è andato molto bene, il programma è rispettato, il tempo finora è stato clemente, quindi facciamo gli scongiuri e il programma sta andando avanti. Sono state 2 giornate ad ora importanti. Ieri avevamo i 2 ospiti d'onore che erano Dario Vergassola, che conosciamo tutti, è uno dei più grandi storici italiani, che è Antonio Musarra, con tanta gente. Oggi sta proseguendo, in mattinata abbiamo avuto le sirene in mare per i ragazzi, dei laboratori per bambini, e sono usciti anche i veglieri. E oggi pomeriggio si prosegue, domani si prosegue con tutti gli appuntamenti in programma. E io sono soddisfatto, come siamo soddisfatti. E ieri abbiamo fatto l'inaugurazione col sindaco e devo ringraziare in prima persona i soci della società marittima di soccorso, che sono noi siamo tutti volontari e stanno dando l'anima per questa edizione di Lerici Legge il Mare. E penso che questa rassegna possa avere un futuro ancora più importante. Arrivare alla 10ª edizione è importante, perché vuol dire che è consolidata. E nonostante quest'anno si sia partiti un po' più tardi, perché c'erano appunto i problemi del Covid, siamo partiti a maggio a pensare al programma, però il programma è un programma importante, variegato e sta andando bene effettivamente.